Osanna, 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 Osanna. Ciao, Corino! Ma Osanna, che cosa stai cantando? Osanna, Osanna! Osanna. Ah, allora sai che questa domenica è la domenica delle palme. Sì. Ma che bravo! Ciao. Ciao bambini! Pace e bene a Ciao. tutti! Come state? Come avete trascorso questa settimana? Spero bene. Qui tutto bene. Io, Corino, Fra Sì. Giuseppe, Fra Giacomo, Fra Vincenzo, Fra Amedeo e Fra Michele, stiamo tutti bene. E vi pensiamo tanto e ci mancate. È Sì, vero, Corino? sì, sì. Sì. Ma ho visto che porti pure un rametto di ulivo. Che bello, allora sai tutto della Domenica delle Palme. No. Ah, bene, allora dobbiamo cominciare. Sì. Sì o no? No. Sì o Sì. no? Sì? Sì, No? Ah, dai, va bene. Allora, raccontami. questa domenica, caro Corino, inizia la Settimana Santa. Sì. È la domenica che ci apre alla Settimana Santa. È la settimana in cui riviviamo e celebriamo i misteri più importanti della vita di Gesù. La passione, la morte e la risurrezione di Gesù. E Va questa bene. domenica, caro Corino, ci apre a questa settimana, la settimana santa, la settimana per eccellenza in cui tutta la cristianità si ferma per meditare i misteri di Gesù. Ecco, Corino, che cos'è questa domenica? Ed è detta anche Domenica delle Palme, perché? Tu lo sai? No, No. allora ti dico perché è detta Domenica delle Palme. Perché Gesù, quando fa il suo ingresso a Gerusalemme, poco prima della sua passione, morte e risurrezione, viene accolto in un piccolo villaggetto che si chiamava Betfage, viene accolto da tutta la gente, compresi i bambini, sai? Osanna, Bravo! E cantavano Osanna, tutti, Osanna! Osanna, Cantavano proprio Osanna. così, come canti tu. Guarda, facciamo così, ti tolgo il rametto d'ulivo, Ah, lo prendo io e finalmente. lo metto qui, insieme a tutti gli altri simboli, a tutti gli altri segni delle settimane precedenti. Tutti questi bambini, tutti questi grandi, adulti, cantavano Osanna, il figlio di Davide, Osanna al Pure tu re. canti. Io canto pure. Canta, canta. Osanna, Osanna. Ecco, che ridi, mi prendi in giro? Osanna. Ecco, così, cantavano così. Sai, ci sono delle, addirittura dei dipinti, delle icone che ritraggono questo ingresso di Gesù a Gerusalemme, a Betfage, e ci sono dei bambini che si coprono il viso, che giocano sugli alberi, perché erano contenti di vedere il Signore Gesù. E allora loro accolgono Gesù e lo accolgono come il profeta, come il Messia. Alcuni lo riconoscono, altri sono un po' incerti, però fanno tanta festa a Gesù. Sai Gesù dove era? Su un'asina. Era su un puledro d'asino. Ma sai tutti i versi, ma sei bravissimo, Corino. Ma proprio bravo. Non si fanno le pernacchie, Monello. No, chiedi scusa. Chiedi scusa ai bimbi, chiedi scusa. Bravo. Scusate. E allora Gesù viene accolto a Gerusalemme e i bambini e i grandi, dice il Vangelo, che scuotevano delle palme, dei rami di palme e dei rami d'ulivo. È un segno di accoglienza, è un segno di trionfo, è un segno di bellezza. Quando si accoglie Gesù nella nostra vita, caro Corino, Sì. è il momento più bello. Per questo bisogna alzare rami di palma, bisogna alzare rami d'ulivo, fare festa perché Gesù entra nella nostra vita. Ecco che cosa fa nella Domenica delle Palme. Gesù vuole entrare nella vita di ciascuno di noi e vuole entrare come un re, ma come un re povero, umile, sopra un piccolo asinello, non sopra i cavalli, sopra un cavallo bianco, come facevano i re, come facevano gli imperatori, come facevano i faraoni che cavalcavano dei cavalli grandi. E tu sopra un elefante? Vabbè, vedo che questa settimana hai preso tanta confidenza, sei pure scherzoso, Corino. E allora, questa domenica ci rimanga impressa per due cose, Corino. La prima,
o no? Che bisogna accogliere Gesù nella nostra vita così come lo hanno accolto a Betfage e come lo hanno accolto con i rami di palma e i rami d'ulivo festanti. Così bisogna accogliere Gesù nella nostra vita, sì, anche sì. In questo momento un po' triste per la vita del mondo, in cui ancora vediamo questo virus che ci sta un po' rattristando, ma bisogna accogliere siamo Gesù. Siamo tristi. Però siamo fiduciosi, siamo speranzosi, sì. Vero Corino? Sì, sì. E poi la seconda cosa, caro Corino, la dico a te perché sei un bimbo, così quando crescerai eviterai questo atteggiamento. Sai, noi adulti abbiamo tra i tanti difetti un piccolo difettuccio, che ogni tanto siamo contenti di accogliere una persona e poi nello stesso tempo, nello stesso momento, non siamo contenti. Non so se... Siete dei lunatici! Bravo Corino, siamo un po'... Io vi conosco perché io vengo da un altro pianeta. Bravo Corino, siamo un po' lunatici, qualcuno direbbe che siamo un po' doppi. E doppi. Sai perché? Perché le stesse persone che hanno accolto Gesù ad Betfage e lo hanno accolto, come dicevamo, con il rame di palma, con il rame di olivo, poco dopo a Gerusalemme gridavano la sua condanna a morte. Poverino. Sì. Tutti quelli che accolsero Gesù dicendo Osanna al figlio di Davide, Osanna al Redentore, poi gridavano allo stesso Gesù crocifiggilo, crocifiggilo. Ah. Chiedevano a Pilato di crocifiggere Gesù. Ecco allora la seconda cosa che ci dobbiamo dire. Sì. La prima, che quando Gesù entra nel nostro cuore dobbiamo essere felici, anzi dobbiamo accoglierlo con gioia, con il rame d'ulivo e il rame di palma. Sì. E poi che dobbiamo imparare già da bambini a non essere doppi, a non essere, come dici tu, lunatici, visto che vieni da un altro pianeta e ci conosci, ma ad avere un'unica parola, ad amare le persone, ad amare i fratelli, perché sono un dono di Dio, così come dobbiamo amare Gesù e così come Lui ci ama. Bello questo. Allora Corino, facciamo così. Va siccome bene. Questa domenica noi non ci possiamo vedere come le altre domeniche successive, e prima quando noi ci potevamo vedere, cari bambini, voi venivate tutti qui in parrocchia con le palme, facevamo la benedizione delle palme, sai Corino che bella quella domenica delle palme qui in parrocchia, facevamo la processione e ci ritrovavamo tutti in chiesa, bello, allora bello. Oggi vi diciamo come costruire una palmetta e come metterla a casa come simbolo, come segno di questa Domenica delle Palme 2020, che sicuramente ricorderemo tutti. Intanto avete bisogno un foglio di cartoncino verde. Verde. Ma se non avete un foglio di cartoncino verde, Corino, potete utilizzare anche un foglio di carta bianca e utilizzare i colori per colorare il foglio di carta con il verde. Poi disegnate oppure fate stampare dai vostri genitori una palma stilizzata che trovate sicuramente su internet. Noi l'abbiamo già disegnata, l'abbiamo già stampata, è una palma semplice così. Poi utilizzate le forbici, ovviamente con le punte arrotondate. Corino, queste sì, qua, sì, utilizzate qua. Queste forbici, vi fate aiutare dai vostri genitori. E ritagliate la palma lì dove è contornata. Vedete? Noi l'abbiamo già fatto prima per non perdere poi troppo tempo qui. Poi vi serve una cannuccia, una di quelle cannucce che utilizziamo per bere la Coca-Cola. Coca-Cola e anche altre bevande. E della colla. Se non avete della colla, anche un po' di scotch. Ecco, dopo aver ritagliato la palma, i contorni della palma, mettete della colla nel retro qui e appoggiate la cannuccia, fate asciugare ed ecco la palma. Vedi Corino? Bravissimo! Ora. E la palma insieme al rametto d'olivo, se non avete il rametto d'olivo ci sarà la palma in sostituzione, sarà pronta per accogliere Gesù nella nostra vita e dire al Signore Gesù: Signore Gesù, vieni nella mia vita, trasformala e fammi diventare una persona sincera. Bravo! Grazie! Bravo! Grazie! Allora, avete capito, bambini, che è semplicissimo costruire una palmetta. E hai capito tu, Corino? Sì, sì. Questa palmetta la mettiamo qui, accanto. Bravo, a Corino. Il tuo lavoro, dimmi un po', Corino, l'altra volta abbiamo detto
che c'era un versetto della Bibbia di senso compiuto e che era il più breve. Io adesso ve lo dico, è il versetto 11 del capitolo 11, versetto 35 del Vangelo di Giovanni. Sì. Gesù pianse. È un versetto di senso compiuto, una frase di senso compiuto, è il più breve versetto della Bibbia. Il tuo lavoro, Corino? Io piangerò quando poi passerà tutto, vi lascerò a tutti. No, tu non ci lascerai perché... Sì, sì, vi dimenticherete di me. No, bambini, noi non ci dimentichiamo di Corino, vero? Sì, ma sai, Corino, non ci non solo non ti dimenticheranno i bambini, ma non ti dimenticheranno neanche gli adulti. Vero. Tanti adulti. Davvero? Sì, sì. Ma sì. Tanti adulti mi hanno chiamato complimentandosi con me e con te perché ormai sei di famiglia. Va bene, Corino. Vado a prendere qualcosa al dolce, aspetto un attimo. Corino è andato a prendere qualcosa di dolce, ma vediamo che cosa ci porterà. Ah, stai facendo dei lavoretti, Corino. Oh, questo lavoretto, che lavoretto è? Come si chiama? Pupi con l'uovo. Ma è un dolce tipico. Ma sei bravo, Corino. Sì, sì. Ti sei messo a fare pure il pasticcere. Sì, sì, per tutti i miei amici. Allora, Corino, grazie di questo dolce che Prego. Ci hai fatto, i pupi con l'uovo. Cari bambini, cari genitori e tutti voi che ci seguite, costruitela la palmetta e sopra la palmetta scrivete Domenica delle Palme 2020. Sì. Domenica delle Palme 2020 e sottomettete il vostro nome. E così il ricordo della Domenica delle Palme del 2020 sarà un ricordo che sarà nel tempo. Volevo salutare delle mie amiche, posso? Certamente, puoi fare tutto quello che vuoi. Giulia, Giussi, Gwendalina, Irene, Anna la pagana e Doriana, che sono le catechiste. Ciao, ciao. Ah, ma io mi sa che ti sei dimenticato anche Giorgia, Giulia Marranca. Sono tanti. Sono tanti. Insomma, salutiamo tutti i catechisti, salutiamo e li ringraziamo. E intanto tanti saluti a voi, pace bene, saluti ai vostri ciao, genitori, saluti ciao, a Corino, pace bene a tutti ciao, e ci vediamo presto. Ciao, pace bene, ciao. Ciao.